è stato posto sotto sequestro il complesso delle terme di Cretone a Roma, dove giovedì un bimbo di 8 anni è morto risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine mentre erano in corso le operazioni di svuotamento e pulizia. Secondo una prima analisi, che dovrà essere confermata dalle indagini, la piscina non aveva le grate di sicurezza. La salma del piccolo, di origine russa ma residente in Italia con la famiglia, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per procedere con l'autopsia. I carabinieri, assieme al personale dell'ASL, effettueranno un sopralluogo per analizzare lo stato delle piscine e il rispetto delle norme di sicurezza. Secondo alcuni bagnanti che erano presenti nell'area termale, lo svuotamento delle piscine sarebbe stato azionato subito dopo il messaggio ai presenti, diffuso con gli altoparlanti, che li avvertiva di uscire dall'acqua perché la struttura stava chiudendo. Gli inquirenti hanno anche acquisito le telecamere presenti per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. La polizia ha arrestato un 44enne quale presunto autore di una serie di assalti in serie ai danni dei portapizza. È sospettato in particolare di una rapina, una tentata rapina e uno scippo. L'uomo, con la minaccia di un coltello, si sarebbe fatto consegnare da due Pony Express complessivamente 150 euro, oltre alle pizze e alle birre ordinate. La tecnica usata era sempre la stessa: ordinava pizza e birra al telefono, avvertiva il titolare dell'esercizio di mandare il resto per 100 euro, indicava la via della consegna, minacciava il fattorino con un coltello, poi rubava soldi, pizza e scappava a piedi. Gli investigatori hanno identificato il fermato attraverso il numero di cellulare utilizzato per ordinare le pizze. Il 14 agosto, alla consegna questa volta, si è presentato però un poliziotto travestito da fattorino. L'uomo ha estratto subito il coltello, ma si è reso conto che qualcosa non andava e fuggito, facendo perdere le tracce. Ricercato in tutta la città, è stato rintracciato ieri e trasferito in carcere. 12 distributori di carburanti irregolari e 50.000 euro di sanzioni e il bilancio dei controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza sui prezzi della benzina praticati negli impianti, sia lungo le autostrade che sulle strade comunali e provinciali. Nelle verifiche sono emerse inadeguatezze nell'esposizione della cartellonistica, con l'indicazione della media dei prezzi di riferimento regionale, la mancata corrispondenza tra i prezzi medi esposti e quelli pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, violazioni in ordine all'applicazione di un prezzo di vendita dei prodotti commercializzati più alto rispetto a quello comunicato al portale Osservaprezzi. Alcuni dei gioielli rubati dal British Museum sono finiti in vendita sul sito di eBay. I reperti, dal valore stimato in decine di migliaia di sterline, sono stati messi all'asta a prezzi irrisori, per poche decine di pound. È l'ultimo aggiornamento del caso degli oggetti preziosi sottratti all'istituzione culturale londinese, che ha portato al licenziamento di un dipendente 56enne, curatore delle collezioni sulla Grecia antica, e all'avvio di un'indagine di polizia e di una inchiesta interna da parte del museo. Gli agenti delle volanti della polizia hanno denunciato un corriere di un noto sito di acquisti online che, invece di consegnare i pacchi, li rivendeva sotto banco. L'uomo, sudamericano di 29 anni, è accusato di furto aggravato. È stato il responsabile del sito a chiamare la centrale operativa, visto che il dipendente non era rientrato nella sede e aveva disattivato la geolocalizzazione del furgone dopo l'ultima consegna effettuata. Il corriere aveva avvisato il suo superiore dicendo di aver avuto un problema e di essere finito in ospedale, ma dopo mezzanotte, non avendo più sue notizie, il superiore ha lanciato l'allarme. Quando i poliziotti lo hanno trovato, l'uomo ha ammesso di essersi rivenduto alcuni oggetti. Il responsabile ha riscontrato che l'uomo aveva fatto solo 27 consegne e che mancavano 80 pacchi che il corriere avrebbe dovuto consegnare. Un pastificio della provincia di Padova ha lanciato i primi ravioli ripieni di polpa di granchio blu, prodotto che sta raccogliendo un buon consenso tra i ristoratori, che li hanno iniziati a mettere in carta. I ravioli al granchio blu, conferma il titolare del pastificio, sono già commercializzati in Veneto, in alcuni piccoli punti vendita, e ha stretto un accordo con un gruppo francese, attivo nella distribuzione di frutta e verdura, per far partire a novembre le prime consegne di pasta fresca al granchio blu verso la Francia. Il pastificio padovano ne produce circa una tonnellata a settimana. Il ripieno del raviolo contiene circa il 54% di polpa di granchio.